Incompatibilità e cariche. Tu hai un consorzio 2-3 e fai il presidente della SM, ma si può, visto che la legge dice che non si può? No, la legge non dice questo, primo. Secondo, parla di chi svolge professionalmente attività legate alla ricostruzione. Io sono il presidente del consorzio di casa mia. Credo che non sia nulla di professionale. Che consorzio è? Quello di Via Castello? Esattamente. Solo quello hai? Solo quello. Non ne ho altri perché non lo faccio professionalmente. Me ne hanno segnalati 2 o 3, no, ma pure 10 se per questo. Il problema è che nella realtà sono presidente di uno dove abito, quindi credo che non sia nulla di professionale. Credo però che sia un cosa incarico di... politico tu. Credo, non è un incarico politico, fiduciario è... politico, esatto, un incarico fiduciario di una partecipata che peraltro non è inclusa nel novero delle figure che sono incompatibili, ma io su questo sono però molto... smaltisci materie, non bruscolini, non cioè, non... vi occupate delle macerie, no, che è un argomento. Non hanno nulla a che fare con gli aggregati, perché non tutti gli aggregati debbono essere demoliti, anzi assolutamente credo soprattutto in centro nessuno venga demolito, per cui io credo che questa cosa, per cui io sono assolutamente sereno, nel momento in cui si dovesse pronunciare nel merito, quindi un'interpretazione autentica della norma, io non ma perché non la norma fare... è farraginosa, nel senso che no, siccome la non, norma ha, è stata non studiata... dà delle sanzioni, quindi dice vabbè la io norma... mi batto il petto e dico vabbè io continuo a fare tutte e due le cose. No, assolutamente no, non è nel mio costume, io valuterò al momento in cui si dovesse pronunciare e credo che non si pronuncerà da questo punto di vista sulla incompatibilità, al momento in cui si dovesse pronunciare sull'eventuale incompatibilità io sceglierò se continuare come presidente dell'aggregato oppure se andarmene e quindi ma andarmene visto all'SM che c'è la, o viceversa. Visto che una normativa precisa non esiste, non c'è la sanzione tipo ad esempio che ne so paghi 10 frustate a Fabiani perché fa questo, non potrebbero essere invalidati anche gli atti che tu stai producendo sia all'interno dell'azienda che assolutamente no, quindi ti senti completamente sdoganato. Ma infatti il discorso è la stessa figura dei consiglieri comunali, la stessa figura dei dipendenti dei comuni, vogliamo dire, io conosco per certo alcuni dipendenti che sono presidenti dell'aggregato di casa loro, non c'è nulla di incompatibile perché dovrei affidare a un terzo esterno casa mia o dimettermi da dipendente, mi sembra assurdo. A proposito di dipendenti, come mai che l'azienda ha omologato il contratto del direttore come se fosse il direttore dell'Ama di Roma da dove viene mentre stai all'Aquila e quindi non puoi avere gli stessi emolumenti? La figura del direttore è una figura che già è strano che sia stato fatto per concorso perché è una figura fiduciaria. È anche fiduciaria qua. Però noi siamo stati gli unici che l'hanno fatto per contratto, eppure questo andrebbe sottolineato. Ma non costa troppo per concorso, non costa per contratto. Troppo un direttore? No, costa quello che vale in base al contratto. Ma è vero che ha voluto anche il premio di produzione? Se raggiunge gli obiettivi è previsto contrattualmente. No, cioè che l'ha voluto, quindi nel senso che già gliel'avete dato. È previsto contrattualmente, per cui se nel momento in cui l'obiettivo per cui è stato previsto il premio è stato raggiunto, viene e quindi se arriva un direttore con una super, che viene da una superficie ma che... Scusa, ti faccio una domanda io stavolta. Se tu per rilanciare il centro turistico di Gran Sasso pensi che la figura migliore sia Marchionne, poi va a dire sì, però ti do 60 euro. No, vabbè, ma non si vorrebbe il caso, no, perché già perché? Il concordato preventivo sto centro turistico del Gran Sasso. Sto dicendo, se tu vuoi una figura, perché qua è un discorso proprio di intuito personale. Ma si devi omologare alla superficie che tu che non in è cui detto, ho, non è chi detto, detto se tu devi raggiungere l'obiettivo, noi siamo un capoluogo di regione. E che obiettivo deve raggiungere? La raccolta differenziata, per esempio, che noi stiamo raggiungendo a percentuali altissime. Quindi in quindi giro più, di un solo anno, nel più giro ingombranti raccogli e più voglio dire... No, ingombranti, raccolta differenziata, quindi organico, carta, plastica, eccetera. Per quanto riguarda ingombranti, sfido qualsiasi direttore di qualsiasi azienda omologa alla nostra a doversi occupare degli abbandoni e degli scasamenti come sta succedendo. Ma quindi non è all'Aquila. Vero che vi siete aumentati i vari stipendi, insomma, che no, io sono arrivato che a sono gli stipendi sono gli stipendi più alti di tutte le municipalizzate. Allora adesso lo dico pubblicamente perché spero che molta gente veda, il sottoscritto per fare il presidente praticamente a tempo pieno all'ASM percepisce 994 euro al mese. Non mi si venga a parlare dei costi della politica con le partecipanti. E invece il direttore che tutti parlano il direttore ha un contratto. Ecco che non si può sapere perché è blindato, quindi è una questione aziendale. Però il premio di produzione lo ha preso. È previsto da contrattualmente. Quindi più si fa raccolta differenziata e più guadagna il direttore. Ma pure i dipendenti hanno preso ma più raccolta, più arrivano numeri positivi della raccolta differenziata e più guadagna il direttore. No, più si raggiungono gli obiettivi prefissi, che è diverso. Non è la quantità di raccolta differenziata, sono gli obiettivi prefissi. Grazie.